Eccoci qua per la seconda parte della vetrina di Premio Lucio Dalla qui a Sanremo. Allora, io inviterei un attimino, anzi in questo momento no, vi voglio far conoscere l'ultima new entry nello staff, Gianna Vifes. Vieni Gianna. Allora, come mai sei entrata nello staff di Premio Lucio Dalla? Perché sei mio padre. Allora, è la prima volta, e in effetti, che un mio familiare viene a una serata di Premio Lucio Dalla, ma perché ci sono dei motivi, perché? Prima era la scuola, adesso il lavoro. Sì, per questo non potevamo sempre venire. E papà cosa fa in casa quando... Lavorare. Sempre lavorare, e loro hanno veramente tanta, tanta pazienza. Ci vediamo, ma non ci vediamo in casa, perché appunto loro fanno le loro cose, io faccio le mie, sono sempre buttato sul PC, sul computer, al telefono, eccetera, eccetera. Questa volta hai voluto accompagnarmi, io ti ringrazio tantissimo, sei stata splendida perché hai fatto tante cose alla tua prima, per cui complimenti e ci vediamo più tardi. Grazie Gianna Vifes. Allora, adesso andiamo avanti con Antonio Giagoni, che è un altro artista in acustico. Prego Antonio, allora sistemati pure l'asta, il cavo. Allora, Antonio, tu arrivi, vieni pure più avanti. Allora, arrivi da... Aspetta che abbasso. Ecco, non ti ho dato il tempo. Allora. Allora, arrivo da Camaiore, che è vicino a Viareggio. Allora, anche per te, Antonio, come mai sei qui a questa vetrina? Lui è una new entry. Vabbè, innanzitutto in onore a Lucio e poi per provare una nuova esperienza, per provare nuove cose, perché non bisogna mai fermarci per sperimentare, ecco. Assolutamente. Allora, hai detto che vieni da Viareggio, ma sei originario di... Allora, c'ho origini sarde. Eccoci. Non abbiamo degli artisti sardi stasera, ma tra me e te, insomma, sì, la rappresentanza c'è. Ok, allora Antonio Giagoni con il brano, dillo tu, Ottobre. In bocca al lupo, un applauso. Faccio un attimo una provetta. Un pochettino più di chitarra, per piacere. Ok. Parto. E dai colori della sera scappava un'altra estate che lasciava il segno degli occhiali e costringeva a metterli. Ho visto un uomo che piangeva e con la mano dipingeva un pesce palla e un mare blu. Ed una rosa abbandonata era seduta accanto a me. Chissà quant'è che lì da sola si è scappata via da sé. C'è tanto vento che scompiglia i panni stesi di una vecchia e dei calzini caduti giù. Cerco nei tuoi occhi pomeriggi senza nuvole e compro i fazzoletti e asciugo tutte le tue lacrime. Faccio fantastici castelli coi granelli della polvere. Mi tuffo a bomba tra le foglie dell'autunno grigio cenere.
voce timida di un'onda mi porta via. La cerco dentro una conchiglia, meteoropatica bugia. C'è un gatto nero sulla soglia di un albergo scalcinato che da tempo non apre più. L'asfalto scivola sui tacchi e la fobia dei passi svelti di un cappotto che teme il buio e la foschia. Ed è normale innamorarsi di una voglia e di un tramonto che si spoglia e poi va via. Cerco nei tuoi occhi pomeriggi senza nuvole e compro i fazzoletti e asciugo tutte le tue lacrime. Faccio fantastici castelli coi granelli della polvere. Mi tuffo a bomba tra le foglie dell'autunno grigio cenere. Grazie, grazie, grazie. Antonio Giaconi, grazie, grazie Antonio. Anche per te un arrivederci a Roma. Fa caldo qua, tra le emozioni e fari. E anche il velluto. E anche il velluto. Antonio Giaconi, perfetto. Allora andiamo avanti con... dalla Toscana passiamo al Lazio con Pino Paolesi. Allora, Pino riesce ad arrivare? Eccoci qua. Pino, anche lui è stato alla terza edizione e adesso da alcuni mesi è entrato a tutti gli effetti nello staff di Premio Lucio Dalla. Abbiamo svolto un grandissimo lavoro insieme in questo periodo. È veramente è stato, a parte il grande rapporto di amicizia, è stato veramente operativo in tutti i sensi. Pino, allora tu ti riproponi, mi hanno comunicato che è stato ripristinato lo streaming su Sanremo Doc e su Dettagli TV, per cui se volete comunicare che è stato appunto ripristinato, fatelo pure. Allora, Pino... Possiamo dire due cose? Certo, assolutamente. Diciamo che la nostra sinergia in questi ultimi tempi ha permesso a 30-40 persone di partecipare al Premio Lucio Dalla. Ci siamo armati di santa pazienza, abbiamo girato l'Italia e eccoci qua. E convergiamo a Sanremo per questa... occasione. La musica è anche rivoluzione, io la vedo così. Questo è stato un fatto rivoluzionario. Vedere gente che cantava, ha partecipato, ha portato le sue canzoni, per me è stata veramente una gioia da un punto di vista professionale e artistico. Tutto qua. Poi, essendo un cantatore, adesso canto pure io e vi sobbide Pino Paolesi. Va bene. Allora, Pino Paolesi con il brano che hai portato alla terza edizione, Roberto e la pistola. In bocca al lupo, Pino. Roberto ha comprato una pistola, non serve per sparare, ma serve per sperare. Il figlio è un proiettile nel fegato, la moglie è la sua polvere da sparo, a volte se la punta dritti in gola, le parla e lei lo ascolterà.
Roberto fa il supplente in una scuola, insieme ai suoi alunni alla pistola, e passa il tempo con gli occhi al cielo. Se vola un altro sogno sparerà, e passa le tue mani in mezzo ai suoi capelli, al figlio tuo che dorme lascia i sogni suoi più belli. Trovare un lavoro è l'utopia di chi sa sperare e non sa più sparare. La casta è un proiettile nel fegato, colpisce senza polvere da sparo e poi ferisce ancora, finché la forza di lottare morirà. E passa le tue mani in mezzo ai suoi capelli, al figlio tuo che dorme lascia i sogni suoi più belli. Esplode la tua rabbia di cambiare, esplode come un'onda contro il mare. Chi non capirà dirà è sesso la tua verità. Quei volti lì per terra non faranno più paura, lì freddi nella strada ha venduto ogni tua lacrima alla grande fiera della loro avidità. Roberto ha comprato una pistola, non serve per sparare ma serve per sperare. Il figlio è un proiettile nel fegato, un sogno in una carezza resterà. Un sogno in una carezza resterà, ma il nostro sogno, difendiamolo, ce lo vogliono rubare. Grazie, grazie Pino Paolessi, e anche con te Pino ci vediamo più tardi, e a Roma e in tantissime altre occasioni. Allora, io adesso chiamo invece un'altra voce femminile, Raffaella Principe. Prego Raffaella, accomodati. Allora, Raffaella, anche per te. Ciao, sì. Buonasera a tutti. Raffaella, tu da dove arrivi? Da Palermo. Anche tu? Sì. Esattamente? Da Carini. Da Carini. Allora, salutiamo gli amici di Carini con cui ci siamo sentiti 5 anni fa in diretta, perché organizzarono una serata di premio Lucio Dalla spontaneamente, e poi io feci un intervento radiofonico e in diretta poi sul palco, per cui tanti saluti agli amici di Carini in provincia di Palermo. Raffaella, anche per te, come mai qui con noi? Io ho visto la manifestazione su internet, era legata a questo grande nome, quindi ho detto perché no, proviamoci. E noi ti ringraziamo per la tua partecipazione. Il brano che ci presenti si chiama Canzoni per sempre, scritto da Paola Palma e Massimo Luca. In bocca al lupo. Grazie. Raffaella Principe. Particolare, ma forse succede
perché l'amore si dice un gioco, è un'emozione che poi scompare appena dopo il tuo piacere. Partire domani, domani. Domani, domani. Grazie. Raffaella Principe, complimenti anche a te Raffaella, grazie. E anche con te ci vediamo poi a Roma. Adesso io vorrei chiamare Patrizia Faiello. Patrizia Faiello è un'artista in senso giornalistico perché è la new entry nello staff ed è la responsabile dell'ufficio stampa. Ci conosciamo da poco tempo, ma il lavoro che abbiamo finora svolto è veramente grande, 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 grande. Due parole, Patrizia. Che dire, Maurizio? Per me è una grande emozione essere qui. Devo ringraziarti per aver creduto in me, per avermi fatto entrare in questa grande famiglia, perché il senso del premio Lucio Dalla è proprio una grande famiglia, con l'obiettivo di omaggiare il grande maestro e poeta Lucio Dalla attraverso la grande preparazione di questi giovani emergenti ma grandi artisti. Qui si sente, si ascolta musica di grande qualità. Grazie a tutti per farci vivere queste grandi emozioni che sono continue, vere e belle. Grazie. Grazie Patrizia, non mi hai dato neanche la possibilità di farti qualche domanda perché hai detto tutto quanto. E grazie anche a te Maurizio per l'impegno che porti avanti sempre con grande amore. Io ringrazio te per tutto quello che stai facendo per noi. Grazie e ci vediamo più tardi anche con te Patrizia. Allora io chiederei un attimino la gentilezza. Questa è una comunicazione di servizio: o si chiude quella porta oppure si dice alle persone che stanno al di là del vetro gentilmente di rispettare un pochettino anche noi, quindi grazie a quelli del vetro. Bene, allora noi andiamo avanti e io chiamo qui un altro big di premio Lucio Dalla, Giorgio Spinelli, in arte Shard. Ciao Giorgio, allora vieni, ecco, perfetto, vieni pure avanti. Ciao, Giorgio. Ciao a tutti. Allora, Giorgio, tu... sì, siamo qui. Che anno era che hai partecipato alla prima edizione? Io non ricordo, 2 o 3 anni? Eh beh, se sei alla terza edizione, sei arrivato alla terza edizione, quindi sono 3 anni 2016. Fa. Sì, quindi sono 3 edizioni fa.
e non demordi. E siamo qui. E siamo qui. Non mi mandi via. Allora, Giorgio, velocissimamente, tu sei, partecipi appunto per la terza volta a Premio Lucio Dalla, però hai un motivo in più per farlo, per cui ci dici cosa hai in programma, di cosa ci delizierai, con cosa ci delizierai a maggio, spiegaci un pochettino tutto il tuo progetto, perché è un progetto molto importante. Dici, due parole, sintetico. Allora, aspetta, intanto volevo sentire se sono collegato con la chitarra. Sì. Non esisto. Allora, il segnale c'è, cioè, purtroppo questo succede in diretta. Ecco qua. Esisto. Perfetto. Allora, due parole velocissimo sul tuo progetto. Quindi non parli di questa sera, cosa porto? Anche perché non si sa mai, perché io decido sempre all'ultimo. Sono la chitarra, non sono la chitarra, cosa canto, cosa porto. Quindi allora facciamo una decido cosa. Decido all'ultimo. Allora facciamo una cosa. Ci dici tu che canzone fai? Adesso, oggi ho pensato di divertirmi e di quindi eseguire quella che ho portato 2 anni fa, la prima. Arrangiata insieme a Marco Adami. Ho un po' di musicisti bravi nell'arrangiamento. Ho Ezio Zaccagnini alle batterie, Edoardo Petretti alle tastiere e il buon Alessandro Papotto di Banco di Mutuo Soccorso ai fiati. E quindi, siccome mi piace cantare facile, perfetto. Allora, Giorgio da Roma, Giorgio Spinelli in arte Shard da Roma Shard. Con Pop. Sì. Vorrei un aeroplano sul cartellone pubblicitario, salirci sopra e non partire mentre il mondo vola via lontano. Vorrei poter gestire il giorno, quanto dura, quanto deve finire. Vorrei un'emozione in tasca, un grillo sulla testa, sulla testa, un grillo sulla testa, sulla testa, un grillo sulla testa. Vorrei un aeroplano sul cartellone pubblicitario, al posto di quelle scritte e sciocche ridicole certezze. Vorrei poter gestire il mondo come gira, gira, gira tondo. Vorrei la libertà in tasca e un grillo sulla testa, sulla testa, un grillo sulla testa, sulla testa, un grillo sulla testa. C'è una bolla che fa pop in una nota, c'è una bolla che fa pop in una nota che fa pop e non si nota, una nota che fa pop è la mia nota. Sulla testa un grillo sulla testa. Vorrei un aeroplano su un cartellone pubblicitario, che voli e rompa in mille pezzi una finta regola in vetrina. Vorrei poter lavare il cervello e accendere lo shampoo più bello. Vorrei un bel biglietto in tasca e un grillo sulla testa, sulla testa un grillo sulla testa, sulla testa un grillo sulla testa. Po 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 po. C'è una bolla che fa pop in una nota, c'è una bolla che fa pop in una nota, una nota che fa pop e non si nota, una nota che fa pop è la mia nota. Vedo che non ho quelle necessità che non dipendo, no da me ma da una società che mi vuole uniforme a te. Che fa pop è la mia nota, sulla
testa, brillo, brillo sulla testa, sulla testa, brillo, brillo sulla testa. Sulla testa un grillo sulla testa. Vorrei un nuovo trucco in tasca, un grillo sulla testa. Po 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 po. Grazie. Giorgio Spinelli da Roma, un grande amico del premio Lucio Dalla per il terzo anno di seguito e sarà con noi. Grazie Giorgio. Ciao. E io invito qui in scena un altro grande personaggio di premio Lucio Dalla, anche lui uno dei big. Chiamo in scena Stefano Del Rosso. Ciao Stefano, benvenuto. Allora, anche tu vai in, con la chitarra, perfetto. Ok, allora Stefano, due parole veloci veloci. Il tempo di cavalcare la chitarra non è facile. Va bene, è arrivato anche, in realtà si doveva esibire prima di Giorgio, però l'hanno bloccato. Sono stati dei problemi tecnici. L'hanno bloccato all'ingresso. Ok, allora Stefano, anche per te due parole e come mai qui? Perché come mai qui? È un bellissimo evento, è una cosa in cui credo fin dall'inizio da quando ho partecipato, e quindi sono onorato di essere qua. Tu arrivi da? Firenze. Perfetto. Il brano con cui inizi la tua performance? I Poeti, quella che ho portato alla finale del premio dell'anno scorso. Perché dopo ci sarà pure una sorpresa. Ok, per il momento Stefano Del Rosso con I Poeti. Dormono di giorno e vivono di notte. I poeti di chissà quale luna che li rapirà. I poeti hanno sassi nelle scarpe e con la vita fanno a botte. E chissà che poi avranno da dire e chi li capirà. I poeti mascalzoni, senza terra né dimora, senza vento favorevole, senza guida, senza scuola, gettati a capofitto dentro ai guai, dicono quello che non avresti detto mai. I poeti con le spade di cartone fanno la rivoluzione, chiusi in casa senza far la spesa, senza amici invitati a colazione, che si getta nella vita come dentro una corrida, sempre pronti alla sconfitta, con un verso nella tasca, che chi vince in fondo chi lo sa, consumati da chissà quale realtà. I poeti sono disordinati e vestono in modo particolare. Sono rivoluzionari, i poeti fanno bene o fanno male. Quante cose che si dicono sulle loro prigioni, sulle loro intenzioni, tra l'inganno e la promessa, forse impostori, in un mondo che non sa. I poeti sguardi persi dentro al tram. Nella vita come dentro una corrida, sempre pronta alla sconfitta, con un verso nella tasca, che chi vince in fondo chi lo sa. I poeti sguardi persi dentro al tram. I poeti dormono di giorno e vivono di notte.
i poeti e chissà quale luna che li rapirà. I poeti dormono di giorno e vivono di notte. Stefano Del Rosso. Grazie. Allora Stefano, noi ci vediamo dopo e io adesso chiamo subito in scena, saltiamo veramente da un genere all'altro, perché sta succedendo una cosa particolare da 2 anni a questa parte. Al premio Lucio Dalla arriva anche il rap e stasera sarà rappresentato da Marco Lo Iacono in arte sagoma. Allora, ciao Marco, benvenuto anche a te. Grazie. Tu non sei un concorrente, sei un ospite, perché c'è tutto un discorso che adesso non stiamo a raccontarvi qua perché sarebbe troppo lungo, però ho ritenuto opportuno farlo partecipare a questa vetrina. Perché? Perché comunque ha un progetto molto, molto interessante. Io vorrei che si avvicinasse anche Patrizia qui per parlare un momento di questo... di questo progetto. Allora, in 2 parole spiegateci cosa state combinando. Allora, in collaborazione con Marco è nato un progetto musicale, un Life in Rhyme, diciamo la musica da un punto di vista educativo, quindi la musica, l'educazione didattica, con una valenza educativa a scuola, nelle scuole. Ecco, quindi cioè, state portando questo progetto appunto, sì, interno alle scuole. Alle scuole. Ecco, quanti stage avete già fatto? Per il momento abbiamo inaugurato con la prima tappa a Toffia il 26 di gennaio. Benissimo. Sì, ne abbiamo in programma altri. Sì. E, diciamo in diversi istituti, a partire dalle elementari per poi arrivare anche ai licei. Perfetto, qui c'è una cosa insomma di grande aspettativa, per cui perfetto. Allora io direi di passare perché siamo praticamente in chiusura. Allora sagoma, Marco Lo Iacono con Nihal. Oh. Prenderei per mano, ti porterei via da qui. Insieme noi come 2 corpi astratti. La distanza che ci separa ci rende vulnerabili. Basta una carezza e diventiamo fragili. Eravamo ciò che i cantanti cantano, cresciuti con le paure che ci tormentano. 2 sognatori in un mare di illusioni. Tu bella come la primavera dopo un inverno di dolori. Ricordo il primo giorno che ti ho incontrata, bella come non sei mai stata. Io senza fiato, con la bocca paralizzata, non avevo le parole per esprimermi. Avevo solo la mia faccia tassata per scrivermi. Una sigaretta dopo l'altra di ingoiarmi, l'ansia era diversa. Lei bella e intelligente, con il cuore puro e immenso, mi bastava guardarti per sentirmi diverso da qui, lontano dai miei guai, lontano da... È come un raggio senza fine, una rosa rossa senza le spine. È come un brivido che ti attraversa, prendi la mia mano, resta lì. Continua a splendere e non ti arrendere mai. E anche se non mi vedi sono sempre lì con te. Nihal. Nihal. Lì con te. Nihal. Nihal. Lì con te. Nihal. Basta che mi chiami e volo su da te. Ci metto un sec, tu metti su un caffè. Metti il vestito, quello tuo preferito. Ti porta a fare un giro qui dentro di me. Ma fa attenzione che ho il cuore che sta per esplodere. Ma consapevole di non essere all'altezza, di donargli una vita diversa da questa. Forse non te l'ho mai detto e mai lo farò. Ma ciò che provo per te supera ogni limite. Sei indistruggibile, vivi dentro di me. Quando non sei con me non mi resta
resta che sognare. E adesso che il ricordo è tutto ciò che ho, ti prometto che vivrai in ogni canzone che farò. È come un viaggio senza fine, una rosa rossa senza le spine. È come un brivido che ti attraversa, prendi la mia mano, resta lì. Continua a spendere e non ti arrendere mai. E anche se non mi vedi, sono sempre lì con te. Grazie a tutti. Sagoma, Marco Lo Iacono, grazie Marco. Non ci hai detto da dove arrivi? Allora, io abito a Roma, però sono originario campano, Castellammare di Stabia. E perché è importante Castellammare di Stabia in questo contesto? E beh, perché Lucio amava Napoli e le perché sue perché Lucio storie. Ha la cittadinanza onoraria del comune di Castellammare di Stabia, dove poi aveva anche la sua barca e ci andava sempre appena poteva. Grazie Marco, grazie, ci vediamo poi anche con te prossimamente. E io a questo punto voglio invitare un attimino qui Manuel Auteri. Siamo nelle fasi finali della serata, per cui vedo un pochettino. Oh, siamo qua. Però hai visto quanta gente sta qui con noi. Bellissimo, anzi, assolutamente. Anzi, guarda fuori, si sono ancora... C'è un pubblico straordinario fuori, veramente. Quelli del vetro. Bella questa divisione, perché qua abbiamo il pubblico e qui abbiamo le telecamere, quindi dobbiamo dividerci fra quello che stiamo vedendo, che stanno vedendo i nostri amici, e quello che invece certo. Stanno guardando in diretta le persone che sono qui con noi. Perfetto, allora Manuel, velocissimamente, hai visto in rassegna questi artisti, delle new entry, che un pensiero così. Ma ovviamente io, quando vedo i ragazzi con cui la forza del premio Lucio Dalla, non mi stancherò mai di dirlo, è che si creano dei rapporti prima di tutto con gli artisti. E non solo io, noi come San Luca Sound ne facciamo tanti di concorsi, e io come Manuel Auteri spesso sono in giuria in tanti concorsi. La differenza rispetto agli altri concorsi sono i due giorni che facciamo insieme ai ragazzi. Tre giorni, esatto, con la finale. Due giorni di stage e poi il terzo con la finale in teatro. Ecco, in questi due giorni si crea, nel giro di 48 ore, perché sono giorni intensi, veramente un'amicizia, un rapporto. E per me è poi è bello, perché alcuni di loro li abbiamo ospitati presso i nostri studi, e nascono davvero dei rapporti che vanno oltre, no? Prima c'era Giorgio sul palco. In questo momento Giorgio è uno degli artisti che vediamo spesso anche a Bologna. C'era Marco con cui siamo usciti, San Luca Sound, proprio oggi il suo singolo, oggi in tutti gli store digitali. Anzi, lo facciamo un applauso per questa uscita dal premio. Vedi che cosa è nato il dopo, è nato, quindi certo. Insomma, io devo dire che questo è un premio straordinario, ecco, questa è una cosa che... E delle nuove leve, che dire, fantastiche. Adesso le scopriremo meglio a Roma e inizierà un rapporto anche con loro intenso. Certo, perfetto. Allora, tu adesso ci presenti la tua ultima uscita. Sì, questo è... Io, sai, quando l'ho presentata la prima volta, quando ho scelto nel 2017 di lanciare la canzone proprio giorno di uscita, il giorno del premio. Assolutamente. Quindi sì, 20 maggio fortuna, 2017. Esattamente, che era anche il giorno del compleanno di mio padre, che insomma ha compiuto 70 anni l'anno scorso, e quindi ho detto 20 maggio, giorno del premio, compleanno di mio papà, brano nuovo, mettiamo tutti insieme, via insomma. Allora, il titolo del brano è Dottor Amore. Dottor Amore. Ci vediamo dopo, Manuel. Yes. Manuel Auteri. Grazie mille.
controllo sull'amore, di un esame approfondito per capire se è finito o soltanto un po' malato. Dottore, ho bisogno anche di consolazione. Non mi faccia preoccupare, qualche cura la può dare, o la prego me la faccia ricercare. Vorrei essere tranquillo per sentirmi più sicuro che domani potrò guarire. Questa cura sull'amore, mi faccia una carezza, mi dia qualche certezza, una pastiglia di dolcezza. Vorrei essere tranquillo per sentirmi più sicuro che domani potrò guarire. Sull'amore. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie Manuel. In grazie. Scena gentilmente per quasi concludere la nostra serata, Stefano Del Rosso. Se qualcuno gentilmente può allora, sì, è stato un messaggio in codice. Intanto questo possiamo anche portarlo via dal piano. Grazie. Allora, Stefano, ci siamo visti poco fa, ma sei qua adesso perché noi della commissione non abbiamo fatto in tempo a concepire lo scorso anno il premio cantautore, di premio Lucio Dalla, però era nell'aria da tanto tempo. E allora con Claudia, Alessandra, Manuel e Renato Droghetti, che salutiamo, che purtroppo per motivi di famiglia stasera non è potuto essere qui con noi, abbiamo, su proposta mia, abbiamo decretato il primo premio cantautore di premio Lucio Dalla
proprio a Stefano Del Rosso. Ecco, grazie Alessandra. Se riusciamo dalla regia, riusciamo a fare un allungo sulla targhetta? Che è molto, molto carina, così c'era anche lui come gli altri artisti. Allora, grazie e che dirti, Stefano? Te lo sei meritato tutto, anche tu sei stato un grande personaggio di Premio Lucio Dalla e con questo noi ti ringraziamo per essere stato uno dei nostri. Grazie ancora. E questo momento tu ce lo fai condividere ascoltandoci Tempi Moderni. Stefano Del Rosso. L'apparenza è portata di mano, l'arrivismo va a spasso con la follia all'interno di un primo piano. Il cielo è sepolto dal fumo e le barche affondano al largo. Basta stare dietro allo schermo per credere di fare un viaggio. Siamo nei tempi moderni, soffocati dalla modernità. La faccia una foto da mettere online che chiunque così la vedrà. Siamo nei tempi moderni, con il mondo dentro alla tasca, camminando per la strada con i cellulari come barche nella burrasca. Le regole cambiano in fretta, niente segue una linea retta, i confini si stanno stringendo, sotto le bandiere al vento si costruiscono muri lungo le frontiere. Questi sono i tempi moderni, il nemico si nasconde bene. Siamo nei tempi moderni, barricati dietro una tastiera. Tutto è possibile nel mondo virtuale che sorpassa la vita vera. Telecamere come fantasmi per le strade delle città e satelliti tra la Terra e la Luna che vedono dove si va. Siamo nei tempi moderni, l'onestà resta fuori dal gioco. La vita è un mercato, il lavoro un miraggio e il cuore rimane vuoto. Siamo nei tempi moderni, difficili da affrontare. Tante parole nel vento, non sei più da più parte stare. Le regole cambiano in fretta, niente segue una linea retta. I confini si stanno stringendo, sotto le bandiere al vento si costruiscono muri lungo le frontiere. Questi sono i tempi moderni, il nemico si nasconde bene. Segue una linea retta, i confini si stanno stringendo, sotto le bandiere al vento si costruiscono muri lungo le frontiere. Questi sono i tempi moderni, il nemico si nasconde. Questi sono i tempi moderni, il nemico si nasconde bene. Stefano Del Rosso, allora, grazie Stefano. Noi adesso ci congederemo da voi come per tradizione. Allora io chiamo intanto Claudia Stefano, ti stai dimenticando il premio? Io me lo porto a casa io? Che vita d'artista. Allora.
Vieni, vieni Claudia, avvicinati, avvicinati a me. Chiaramente Claudia è in rappresentanza di tutto il team, di tutto lo staff. Con questa canzone noi come tradizione vi salutiamo e concludiamo la nostra serata con una grande partecipazione da parte di tutti gli artisti qui in scena, perché noi ogni fine anno, ogni fine edizione, chiudiamo la stessa con un brano che è una, un auspicio, un augurio, perché vediamo, cioè ci auguriamo che qualcosa sempre di meglio possa accadere nell'anno successivo. Per cui se qualcuno, ecco, ho capito qual era il problema, vediamo un po' se eccolo qua. Non c'è il sustain. Va bene, va bene. Allora, noi vi salutiamo così. Speriamo di vederci il prossimo anno sempre qui a Sanremo Doc, a Casa Sanremo. Per tutti gli artisti e il pubblico che ci vuole continuare a seguire, vi ricordo che la sesta edizione avrà luogo a Roma nei giorni 10, 11 e finalissima il 12 maggio presso l'Auditorium Santa Chiara di Roma, appunto. Adesso vi salutiamo così, ciao a tutti, buonanotte, speriamo di esservi piaciuti e speriamo che di vedervi prossimamente insieme a noi. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Quando sei partito, c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e è festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno, e si farà l'amore ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e cretini di ogni età. Thank you.
E come sempre noi vi salutiamo così. Io, Claudia Scaglioni, ringraziamo Sanremo, Sanremo Doc, tutti voi che avete partecipato, e vi diamo appuntamento a Roma 2018, 10, 11, 12 maggio per la nostra sesta edizione. Ciao a tutti, buonanotte.